Buonasera Torre, Buonasera, ormai vive in buonasera a tutti. pre-live. Buonasera, come sta? Prego. Ciao Francesco, ciao a tutti. No, stavo sentendo le parole di Francesco, anche ho avuto l'onore di seguire il suo video di 2 minuti e 25, nel quale intervista un ex calciatore che forse ha bisogno di molta pubblicità. No, no, vedi, Perché... partiamo male, No, partiamo no, no, male. no. Perché questo signore, il grandissimo Massimo Occhio, Brambati, occhio, occhio, fa occhio, l'intermediario di occhio, occhio, occhio. mercato. Occhio, Occhio a cosa? occhio, Perdonami. occhio alle Perdonami. diffamazioni, occhio, Ah, occhio a occhio, diffamazioni, ma dai, ma occhio, piace. occhio. Dai, va bene, guarda. Vai, vai, parla tu, vai, parla tu. No, ma io se ci sei tu in collegamento che fai il buffone, non sto neanche più in diretta, te lo dico, non ho problemi, non ho No, no, bisogno di no, visibilità no, qua, Pini, io Tu non ho non il hai coraggio di coraggio, eh? affrontare l'uno contro uno. Tu non hai il Prego, coraggio. prego, Perché tu sai dove sono gli Brambati. studi? Tu sai dove sono gli studi? Vieni. No, allora, Ah, ragazzi, minacci? no, Stai no, minacciando? no, 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 un Stai attimo. Ma minacciando? Freddy, ma perché organizza sta No, robe? ti ho risposto. Ti ho risposto. Tu non hai il coraggio di affrontare. Tu sei qua a fare da un secondo e mezzo. Sei lì. Hai detto due robe per le quali sei querelabile. Due, non una. Ma a me non mi Allora interessa. ti avviso che io sono qua per parlare con loro in modo serio. Se tu vuoi Ma non stai prendere parlando di delle me, stai view, dicendo dei quello che mi dico. like, Una alla volta, una sì. alla volta. Non Tu stai conosci parlando di me, Brambati? Tu stupido. conosci Brambati? Tu conosci con chi lavora, con chi Per collabora? fortuna non conosco Brambati e ho avuto un Allora incontro con meglio. lui ieri che ha detto una boiata Ieri. tremenda. Perché è da 3 anni che si fa pubblicità in questo modo. È tre anni. Pubblicità. Tu sai che lavoro È fa tre anni che Brambati? si fa pubblicità su Marotta. Tu È sai che tre lavoro anni. fa È tre Brambati? anni. Tu sai che Ragazzi, lavoro fa Brambati? Brambati fa il procuratore, non lo so cosa fa. E allora si fa Allora il procuratore? professionista, A Francesco, Marotta professionista. glielo ho dovuto dire io che era uscita questa notizia, Ma non cosa? Brambati. Cosa? Ma Ridi, Torre. ma Che lei tu parla con Pini, Marotta, tu Torre. hai avuto Va solo bene, una va bene. fortuna nella vita, Francesco, e lo sai anche tu. Dilla, dilla, Non dilla, la dilla. dico, non la dico, ma Dilla, lo sai anche tu. dilla, Ne sei dilla, consapevole, Francesco, ne qual è? sei Dilla, consapevole. qual è? Di vendere automobili da 20 anni? Di vendere automobili da 20 anni? Qual è? Dilla, Ne sei dilla, consapevole, ne sei. dilla, guarda che hai già Ma dato per intendere, cioè non è un problema querelare anche te, a me non cambia niente. Quella, ma cosa mi interessa a me? Ma tu Poi pensi che io, vediamo. Francesco, ma tu pensi che io, tu fai troppo il ganassa, tu fai troppo quello. Sì. Cosa fai? Ma cosa fai? Ma Ragazzi, affrontami io ve lo stesso. dico per rispetto, Andrea e Affrontami stesso. Manfredi, Allora, sei il signore in questione, vuoi parlare così? È meglio che parli da solo nel tuo bar di quartiere. Parla, discutiamo. Togli quel Torre, cappello qui, volentieri, va. Sistemati i capelli tu secondo invece, va. me stai Sono esagerando. miei. Secondo Buon me. per te, che se me frega me. Oh, Torre, ti tolgo. Secondo me stai No, ma esagerando. vabbè, ma censuratemi, non ho problemi, censuratemi, vi Non è saluto. censura, Non non è un è censura. problema, non è un problema. Questo è il bello del web, si fa pubblicità da solo, signor Torre. Prego, vai pure avanti, che mi diverto. Vai, Serve a vai, te vai. serve pubblicità, perché la TV sei arrivato sui Sì. social, ci sarà un perché. Ci sarà Certo, un perché, certo. no? Infatti, Eh? sì, No, ci sarà un perché. certo. Dai, non farmi Perché continuare, che è inutile, è inutile. rosichi? Dai, dai, Ma di cambiamo cosa devo argomento, vai. rosicare? Dimmi di cosa devo rosicare. Di cosa Vai, devo vai, rosicare? vai. Ma di Ma cosa vai. devo rosicare? Vai, Ma dimmi. fai Ma avanti, vai avanti, vai avanti. per fa vai, però tu, Vai, vai. perché ti sei buttato? Allora, un attimo, ho tolto io. Oh, là, meno male. Censurato. No, ragazzi, perché sappiamo perché sei lì, è chiaramente un riferimento ai miei genitori, quindi io non ho problemi perché da quando ho 8 anni che dico queste cose, ma se questo personaggio vuole cercare lo scontro con me per poi avere dei like o delle view, prego faccia, ma lo facciamo in tribunale che è meglio. No, no, è che Torniamo al scusami, calcio, Francesco, Francesco. perdonami, Esatto. perdonami. È che No, tu ma io lo so, ragazzi, vi parli. seguo e mi divertite anche, per me quando uno arriva per fare questo, Esatto. io ne Allora, conosco a bizzeffe, non io mi... collaborerò. Allora, una cosa, io non sono popolare come Alba, che tra l'altro ho Come no, conosciuto come in no? Tu sei Rai. popolarissimo. Io ti conosco dai tempi che furono di YouTube. Lascia perdere, che tu eri un mio idolo prima di capire che fossi interista. Scherzo. No, allora, e ci tengo a dire una cosa però. Che se un Scherzo. giorno domani mia figlia volesse, io non l'ho mai messa sui social come credo neanche Sì. Alba, anche perché non c'erano, però se un domani mia figlia Sì. volesse fare una carriera di intrattenimento, non è che deve essere un malus avere un genitore che ha già fatto quel lavoro lì, eh? Ognuno deve No, ma essere guarda, misurato per Andrea, quello io che non ho, fa. non ho il concetto è Punto. molto semplice. Io non lavoro sui social, i social sono un mezzo di Beh, ok, dico che comunicazione però è perché una... io È lavoro una in televisione e sono un commerciante da 20 anni, il signore non sa di cosa parla e queste azioni qua è una di quelle che io non perdono più. Quindi No, sono però quelle che si sai, troveranno poi la cosa a dover brutta è che discutere. secondo me, visto che hai detto che spesso ci guardi, è che noi anche ci insultiamo, ma sul calcio, e No, quindi ma l'ho capito io, esatto. secondo me Un siamo conto è andati... un... Ma Freddy, un conto è lo sfottò. Guarda, io sono pro sfottò in tutti i sensi e in tutti i modi, ma non sono pro sfottò del personale. E questo vale per tutti, non per me, vale per te, per voi quattro, Ma per il sono signore in questione abbastanza... di Allora, credo che prima vorrà con chiedere il scusa. cappello Vuole chiedere scusa, rosa. credo.
No, perché no, allora prima no. che entra Torres, è una cosa è parlare di Marotta e anche, quello che ha detto. Non sa neanche che non faccio l'influencer, deve comunicare, deve capire, deve imparare a capire prima. Anche i toni, da una parte, cioè anche i toni, perché Torre può esporre tranquillamente il suo pensiero, però i toni comunque vanno moderati, cioè può esporlo, ma con i toni giusti, prego. Cioè, allora, va bene, proviamo. Ma ragazzi, cioè, c'è stato forse un problema. Io sono entrato parlando di calcio, è Francesco che l'ha buttata su tutt'altro, punto. Io posso dire, perché lui ha iniziato con la minaccia della querela di Brambati. Posso dire che Brambati, dal mio punto di vista, è 3 anni che si fa pubblicità su questa situazione. Posso dirlo? O non posso dirlo? Allora, è lecito? Certo che lo può dire. Certo. Posso dirlo? Certo, può dire. Sono stato minacciato di querela dopo aver detto questa frase. Vi sembra normale? Che cerca pubblicità. Cerca pubblicità! Lo ripeto! Vabbè, uno che non ha neanche i social, complimenti. Perché servono i social per parlare di una persona? Tu dove sei? Sui social, ma che c'entra? Bene, andiamo avanti, siamo... parliamo di calcio, dai. Se uno ha un punto di vista, capito? Non è stato, ma io difendo una persona seria, ragazzi. Io difendo una persona seria perché so cosa fa. Non è solo Torre, ma molti ci hanno mandato questa cosa qui che testimonia il fatto che Brambati circa ogni a distanza di un anno spunta con sta cosa di Marotta. Quindi chiaramente noi ti chiediamo, sì, magari Torre ha sbagliato i modi, però non è che è una cosa un po' forzata, se uno può chiedere, No, vi spiego come funziona qua. Lui, da quando ha parlato con me ieri, ha ricevuto ovviamente, a parte che collabora in continuazione con TNV Radio, è una radio con cui lavora, esattamente come Telecity Network, eccetera, eccetera. Queste qua sono le situazioni in cui lui lavora sempre e ovviamente hanno ripreso la cosa di ieri dopo il video. Come 3 anni fa, per esempio, al contrario, lui si prese un mese di insulti gratuiti sul profilo della fidanzata, perché lui non aveva neanche i social, se non forse Facebook all'epoca, perché disse prima del Ciringuito, prima di Sport Mediaset, prima di Sky, eccetera, eccetera, che Ronaldo sarebbe arrivato alla Juve perché lui è molto, 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 molto amico di Armani e quindi tramite conoscenze varie aveva saputo di questa roba da canali loro, ok? Non da canali di Armani, ma da canali interni suoi, di conoscenze. Francesco, ti posso fare una domanda? Posso farti una domanda? Certo, anche due. Io conosco non personalmente Brambati perché lo seguo da sempre, dai tempi di Seth Gold, quindi so il professionista, so l'intermediario, so che quando parla non parla a vuoto, poi uno la può prendere, perché... Certo. Ti chiedo, secondo te, tu che fai parte del mondo Juve, che conosci bene il mondo Juve, è verosimile che Marotta, che non è andato via proprio, si può dire, non in maniera leggera, possa tornare nell'ambiente in cui, insomma, lui non si è diviso dalla Juventus in maniera... È la stessa domanda che gli ho posto io. La risposta è quella che dà nel video, dopo i 2 minuti e 25, dove fa capire che la realtà societaria e la proprietà Exor con Stellantis, Ferrari, Iveco, Juventus, eccetera, eccetera, è una società seria e solida, e probabilmente se ci sono dei dubbi sul suo futuro derivano proprio da quello che potrà fare Zhang in futuro sulla cessione o meno della società. Abbiamo visto il Milan, no, per esempio, una volta che cede le quote, piano piano. Se posso aggiungere anche un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, una delle ultime interviste che ha fatto Marotta, lui dice che dopo l'Inter vuole solo intraprendere un percorso politico, quindi Lega Calcio o a livello... Tu lo sai che si è parlato anche di Marotta in politica. Sì, verissimo. Roba qui... Beh, le dichiarazioni sono dichiarazioni da AD dell'Inter, esattamente come quando la Juventus disse che Higuaín non interessava, invece l'aveva preso 2 mesi prima. Va bene. Allora... No, posso dare solo un'ultima domanda, perdonatemi, senza rischiare una querela, che non ho paura di affrontare, ovviamente. Vabbè. Volevo chiedere al signor Francesco... Di Faina si è fatto... Prego. Allora. Non esageriamo. No, non è sicuramente una paura. Volevo chiedere al signor Francesco, visto che questa situazione di Marotta non si sa cosa farà Zhang in futuro, potrebbe vendere, potrebbe così. Quindi Marotta va a rinnovare fino al 2027 senza avere una certezza, giusto? Joao Pinto cosa ha fatto? Questa è un'altra cosa che si sono chiesti molti. Joao Pinto cosa ha fatto? Non mi ricordo, ma mi sembra la stessa cosa. Tu lo sai come vengono depositati i contratti dei calciatori e come vengono fatti i contratti degli amministratori delegati? Secondo te sono uguali? No. Ecco,
Ti sei risposto, perché il contratto da giocatore viene depositato in Lega e ha un'altra struttura. Il contratto da AD, come la AD di tutte le aziende, qualsiasi azienda, non solo calcistica, anche un'azienda di profumi, di vestiti, di qualsiasi genere, la AD può decidere tranquillamente di rescindere il contratto e cambiare sì, aria se vuole farlo. Ma qua nessuno ha parlato, attenzione, tu stai confondendo, come tanti altri, oltre ad altre cose che, di cui abbiamo già parlato, stai confondendo il fatto che... Voglio provare il bacio. A differenza di un'indiscrezione. In italiano indiscrezione non è notizia confermata. Certo, però se poi parli con Beppe Marotta e lui non sa niente, capisci bene che è un'indiscrezione buttata a vuoto dal mio punto di vista. Tu parli con Beppe Marotta? Sì. E cosa ti ha detto su questa cosa? Allora, vai. Allora, certo che non c'è niente di vero. Dai, torniamo a fare i seri per cortesia, ragazzi. No, ma adesso Francesco vuole dire cosa pensi? Che se c'hai i capelli da due parti puoi far quello. Torniamo a fare i seri. No, no, ma tu hai invidia, non ho capito, ma tu vedi che vedi qual è il problema? Vedi qual è. Ma chi ti credi di essere? Vai, vai. Ma chi ti credi di essere? Vai, cos'è per cosa? Per averti chiesto se tu parli con Marotta, questa è la tua reazione. Vai ancora sul personale. Ho fatto la faccia come per dire, figurati se sto coglione parla con Marotta. Io ho detto questo? L'abbiamo fatta tutti, dai, per favore. Ragazzi, mi dispiace perché si abbassa anche la qualità della nostra trasmissione con questo soggetto. Lancio io con questa chiusa. La prima volta che incontrai Alba. Io signora Preti non si può sentire. Beh, sì. Però se mi chiude robe non cara, ti ricordo Alba. Ti ricordo. Quanti ricordi Alba? Fa un po' strano per me essere qui davanti a lei e dedicarle solo parole. Grande Fry, grande, salutami Alba che è sempre veramente una grande professionista. Queste sono cose divertenti, ragazzi. Questa è ironia. Allora, ringraziamo Pini, io vorrei far rientrare Torre per una pace, ma secondo me bisogna dormirci sopra. Dubito. Allora, grazie Fra di essere stato con noi. Grazie a voi, un abbraccio, un abbraccio a tutti voi e un augurio che il ragazzo in questione possa migliorarsi. Grazie, grazie. Ciao, bravo.